Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e ora vi presenterò un prodotto non Android, ma andremo un attimo ad analizzare un prodotto di ZTE, è uno dei primi prodotti ad avere Firefox OSI, il sistema operativo di Firefox basato appunto sul browser web. Allora, a livello strutturale, diciamo subito una piccola premessa: per adesso Firefox si concentrerà sui telefoni di fascia bassa e bassissima, dove proverà a trovare un po' di spazio. La sua grande forza sarà appunto quella di essere distribuita con gli operatori telefonici anche in Italia, soprattutto con Telecom e Vodafone, e di essere basato interamente sia le app sia quasi anche la struttura del sistema operativo sull'HTML5. Questo cosa consente? Consente una rapida diffusione di applicazioni, perché in HTML5 anche sul Chrome Web Store ne troviamo diverse, quindi gli sviluppatori che vogliono arrivare a questa piattaforma facilmente lo potranno fare in poche semplici mosse. Strutturalmente, allora, lo ZTE Open, quello che abbiamo qua davanti, non vorrei storicare nel dettaglio la struttura hardware perché siamo proprio a livelli bassi, vi basti capire che ci troviamo intorno a una piattaforma single core di processore con display da 3,5 pollici. Allora, strutturalmente, classica schermata con un home screen e una tendina con le notifiche e i tasti rapidi, dove ci viene anche segnata la memoria utilizzata, memoria il disco praticamente SD integrato. Se andiamo a sinistra troviamo le applicazioni ordinate per genere: giochi, social, local, music, sport, eccetera, mentre a destra troviamo il classico elenco del tipo stile drawer. In basso la dock, strutturalmente molto simile ad Android, troviamo il dialer per le telefonate, anche questo piuttosto semplice, i messaggi che andremo ad aprire, un telefono abbastanza sensibile come touch, ovviamente troviamo Firefox come browser di default, l'app dedicata alla fotocamera, videocamera, con praticamente zero impostazioni tranne proprio per alcune minimali. Qua troviamo l'intera galleria posta in verticale, mentre a destra, appunto, come detto, troviamo l'elenco delle applicazioni. Troviamo il marketplace, nome non molto originale, adesso non siamo connessi alla rete, per lo store di applicazioni, come detto, quasi in tutte interamente basate su HTML5. Ne troviamo già diverse, tra cui social network, le piattaforme di viaggi tipo TripAdvisor, Box per salvare i propri dati in cloud, eccetera eccetera. Cosa dire, Firefox OSI per ora spunta questa fascia di mercato, ma siamo certi, ce l'hanno anche detto, che piano piano proverà anche ad arrivare sulla fascia media. Vedrà come si posizionerà il sistema operativo e quanto successo possono avere le applicazioni. Firefox ci crede, alcuni operatori ci credono, anche se Android e iOS e Windows Phone sono difficili da spodestare.